Eccoci qui amici rossoneri, ben ritrovati su Milanello, il nostro canale YouTube dedicato al Milan. Di nuovo buongiorno, vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, male, qui sulla bandierina rossonera cliccate, attivate le notifiche e lasciate un like qui sotto, mi raccomando, se apprezzate il contenuto del video. Andiamo subito sul video, prima vi ricordo una cosa importante, potete, o meglio, dovete secondo me, scaricare l'app di OneFootball, potete anche personalizzarla. Con i colori rossoneri, sostanzialmente con tutte le notizie legate al mondo del Milan. Qui sotto c'è il link in descrizione, gratis sia per iOS che per Android, quindi a maggior ragione, e vi aggiornate su tutto. Chi ama il calcio e chi ama il Milan in questo caso deve avere l'app di OneFootball qui sotto. Allora ragazzi, avete visto la copertina, intanto non per citarci addosso, però siamo stati i primi nella giornata di ieri a raccontare, ne avevo parlato in realtà anche a QSVS martedì, a raccontare un riavvicinamento importante tra Mino Raiola e Donnarumma e la Juventus. Come vedete oggi sui giornali, la stessa Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, insomma tutti i giornali la sparano, soprattutto la Gazzetta in prima pagina, e quindi seppur non sia un contenuto, diciamo così, una bella notizia, sono contento di avervela detta insomma in anticipo e in qualche modo vi ho preparato magari alla rassegna stampa di oggi. Abbiamo però nuovi elementi che mi lasciano sempre più perplesso, senza parole, mi sembra una vicenda che sta diventando quasi imbarazzante, vi spiego perché. Perché intanto la si sta facendo a questo punto alla luce del sole. Raiola è uscito allo scoperto, si è fatto beccare, si vuol far beccare, lo sta facendo in maniera spudorata. Solitamente il mercato lo si fa sotto traccia, in questo caso mi sembra ci sia la voglia, la volontà di farsi scoprire e di andare a dare fastidio, a mettere un dito nell'occhio. Mi sembra abbastanza evidente e il peccato è che qualcuno si stia prestando. Allora, ieri Raiola era a Torino e ha lasciato Torino intorno al primo pomeriggio. Risulta che non sia stato in sede, ma che sia stato addirittura al J Hotel a colloquio con i dirigenti della Juventus. Non solo, perché poi c'è un ulteriore dettaglio. Mi dicono, mi assicurano che il piatto forte di questo pranzo, di questo incontro, sia stato Gigio Donnarumma. Ora, Raiola si è voluto far beccare, non ha smentito neanche i giornalisti di riferimento, da quello che risulta, che fosse a Torino, anzi, evidentemente aveva interesse a farlo sapere. Per mettere fretta al Milan, non credo che sia più questo il punto. L'interesse della Juventus su Donnarumma è ormai agli atti, è concreto e a questo punto è diventato anche risaputo. Da quello che abbiamo capito non siamo ancora a una fase di definizione di accordo, ma siamo a una fase propedeutica all'accordo, anche se qualcuno i giorni scorsi mi diceva guarda che secondo me si sono già accordati, ambito rossonero. Non siamo ancora ai dettagli, però la trattativa con la Juventus sembra ben avviata. La Juve deve fare però qualche cessione, Paratici ci sembra abbia chiesto tempo a Raiola, interessatissimo evidentemente a Donnarumma, però prima deve imbastire qualche cessione, risparmiare su qualche ingaggio tipo Douglas Costa, Ramsey o, da quello che abbiamo capito, è fondamentale sicuramente anche piazzare Szczęsny. Dove si piazza Szczęsny? Ci sono diverse ipotesi. Un aneddoto che mi hanno raccontato questa mattina è che lui, Szczęsny, negli scorsi mesi raccontava ai suoi amici all'interno dello spogliatoio Juve, ai suoi compagni con cui è più legato, di avere un'offerta da parte del Manchester United. Ragionando insieme a voce alta, non lo so se lo United può far partire De Gea, che è un ingaggio mostro, e dove va De Gea, e prendere Szczęsny. Sicuramente la Juve però, per arrivare a Donnarumma, deve vendere Szczęsny, che ha bilancio pressoché a zero, quindi porterebbe una plusvalenza importante. Ma non è solo questo il dettaglio, la riflessione mia è che è imbarazzante soprattutto per Donnarumma, perché lo si sta facendo così alla luce del sole, e se qualcuno pensa ancora che la sua volontà sia di restare al Milan, magari resterà al Milan, non lo escludo ancora a priori, però non devi permettere di far scrivere sui giornali, di raccontare che il tuo procuratore sta parlando con la Juventus. Così è una vicenda che diventa sfacciata, a tratti volgare per chi al Milan nel cuore sicuramente sì.
E quindi se poi anche ipotizziamo lui resta al Milan tutto questo periodo di va alla Juve, parla con la Juve lo vuole, a lui va bene, ne avremmo fatto volentieri a meno, sempre che lui resti al Milan, ma in questo momento è un'ipotesi come tante altre e non è forse neanche più quella più probabile. Quindi da questo punto di vista, in ogni caso, il ragazzo mi sta un po' scadendo, mi era già scaduto e perde l'occasione per comunque distinguersi. Che poi vada alla Juve nel caso sarà qualcosa di clamoroso, imbarazzante per lui, però ripeto, si andrà avanti e ce ne faremo una ragione. Abbiamo superato momenti difficili come la partenza di Sheva, di Kakà, di tanti altri. Faremo lo stesso eventualmente anche per Donnarumma e sarà lui a perderci. Poi penso anche che sei nato nel Milan, ti hanno lanciato a 16 anni. Ti hanno dato una vagonata di soldi, l'hanno data anche a tuo fratello, non per meriti sportivi, e tu che te ne vai via in questo modo, addirittura se vai alla Juventus è qualcosa che eventualmente commenteremo. Però nel blitz di ieri a Torino di Raiola, me l'ho raccontato, c'è stato anche un contatto non diretto vis-à-vis con Bernardeschi, perché Bernardeschi è ancora in isolamento. Bernardeschi vuole lasciare la Juventus, Raiola ha parlato con la Juve anche di un possibile scambio tra Bernardeschi e Romagnoli. Vogliono stravincere. Dal Milan ci dicono che questo scambio non si fa, anche perché sarebbe come servire su un piatto d'oro la possibilità di andare a prendere Donnarumma. Così facendo, con questo scambio, la Juve farebbe plusvalenza con Bernardeschi, avrebbe i soldi, la disponibilità, la liquidità per andare a prendere Donnarumma. Quindi al Milan non sono fessi e questo scambio non lo fanno. Che possa partire Romagnoli invece ci può stare. Se vanno via Donnarumma e Romagnoli siamo di fronte a una deraiolizzazione, a un Milan Raiola free, ad eccezione di Ibrahimovic, che però è un mondo a parte, sarebbe anche l'ultimo contratto. Però ecco, dal Milan non sono rassegnati, sono chiaramente preoccupati e consapevoli del rischio che poi il giocatore possa andare alla Juventus. Addirittura qualcuno spera possa rientrare al PSG, perché almeno se va al PSG e non alla Juventus è sicuramente meglio. Però ragazzi, in un momento difficile, bisogna pensare al campo, non sarà facile isolarsi di fronte a queste voci che ci sono e bisognerà convivere sperando che in campo tutto vada nel migliore dei modi e che il Milan vinca sabato alle ore 12:30 contro il Genoa e che continui così nelle successive poi 7 partite. Per me è imbarazzante, se resterà al Milan non sarà neanche più una bandiera del Milan per quanto mi riguarda, perché a essere bandiera del Milan sfruttando la Juventus o spuntando tanti milioni direi di no. Comunque la Juve a 12 non credo che arriverà, in ogni caso a 10, a 10 invece ha intenzione di arrivare se fa plusvalenza, cessione e si libera di ingaggi. Che cosa ne pensate? Scrivetemelo qui sotto, ragazzi. Lasciate un commento, un like se la pensate come me in generale, che bisogna stare tranquilli e sereni in ogni caso. E iscrivetevi se non l'avete fatto qui, attivate la campanella così che spero di regalarvi qualche altra primizia, magari un po' più bella e un po' più piacevole. C'è qualcosa su cui stiamo lavorando che secondo me può darvi grande felicità. Rimanete qui sintonizzati, un abbraccio e ora se vi va andate a vedere il video della voce del diavolo Leonardo Martinelli che descrive uno scenario un po' inquietante se vogliamo. Ecco il video, un abbraccio, forza Milan, oggi più che mai, domani ancora di più. Ciao!